La creazione di nuove entità su Inkscape può avvenire attraverso due modalità. O partendo da primitive grafiche, rettangoli, cerchi, poligoni, o tracciando delle curve. In questo video ci soffermeremo sul primo caso. Partiamo ad esempio, disegnando un rettangolo. Clicchiamo sull'icona corrispondente. E trasciniamo il mouse tenendo premuto il tasto sinistro da un punto a un altro del monitor. Una volta tracciato, avremo la possibilità di modificarne alcune proprietà. In particolare, per quanto riguarda il rettangolo, avremo per esempio la possibilità di definire, vediamo su in alto nella barra delle opzioni dedicate allo strumento, una nuova dimensione in larghezza in altezza. Dai campi successivi è invece possibile impostare il raggio di curvatura degli archi di raccordo tra i vari lati, qualora volessimo il rettangolo con gli angoli smussati. Queste modifiche è possibile farle sia attraverso i campi che abbiamo appena usato, che graficamente, utilizzando i punti di controllo che troviamo sulla geometria. Per a fare un altro rettangolo. Clicchiamo sul tasto Escape della tastiera per deselezionare e con lo strumento rettangolo attivo scegliamo preventivamente un diverso colore, cliccando col tasto sinistro del mouse su uno dei colori presenti nella palette in basso. In questo caso, proviamo a tenere premuto il tasto Ctrl. Durante il trascinamento, vedremo che il disegno del rettangolo sarà vincolato ad un rapporto che è indicato nella barra di stato, quindi nello spazio in basso dell'interfaccia, e che sarà un rapporto 1 a 1, o un rapporto aureo, o un rapporto 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, e così via. In questo modo quindi avremo ad esempio la possibilità di disegnare dei quadrati. Proviamo a disegnare un altro rettangolo, questa volta tenendo premuto il tasto Shift, il tasto maiuscolo. In questo modo, come vediamo, disegneremo il rettangolo tenendo fermo il punto centrale della geometria. Ovviamente è possibile combinare l'uso del tasto Shift e del tasto Ctrl insieme. In questo modo potremmo disegnare ad esempio un quadrato tenendo fermo il suo centro. Queste logiche, l'uso dei tasti e l'uso della barra delle proprietà dello strumento, sono presenti anche, con le dovute differenze, anche per gli altri strumenti, per le altre primitive che possiamo disegnare. Proviamo ad esempio a selezionare lo strumento cerchio. Scegliamo un altro colore e tracciamo da un punto a un altro del nostro monitor, disegnando in questo modo un'ellisse. In questo caso, quello che possiamo fare è modificare il rapporto del cerchio, oppure disegnare solamente una porzione del cerchio o un arco. In questo caso stiamo lavorando su un'ellisse. Se vogliamo rendere l'ellisse un cerchio, possiamo utilizzare il tasto Ctrl e muovere uno dei due punti di controllo presenti sulla geometria. Allo stesso modo potremmo disegnare in partenza l'ellisse come cerchio, tenendo appunto premuto il tasto Ctrl, vincolando in questo modo quindi la geometria ai soliti rapporti, che
che abbiamo visto poco fa. Anche in questo caso l'uso del tasto Shift permette di disegnare un oggetto tenendo fermo il centro dell'oggetto e in combinazione col tasto Ctrl permette di appunto vincolare la forma, il rapporto e anche il centro dell'oggetto. Nel caso del cerchio abbiamo inoltre la possibilità di disegnare un cerchio, una circonferenza, a partire dal diametro, ovvero da due punti. In questo caso dovremmo utilizzare il tasto Ctrl e il tasto Alt. Come vediamo, ogni volta che selezioniamo un oggetto sarà possibile cambiarne il colore cliccando semplicemente col tasto sinistro su uno dei colori della palette. È utile segnalare che è possibile cambiare anche il colore del bordo utilizzando il tasto Shift della tastiera e cliccando col tasto sinistro su uno dei colori della palette. Con logiche analoghe sarà quindi possibile disegnare altre geometrie. In particolare Inkscape offre lo strumento poligoni e stelle, che appunto traccia delle geometrie stellari o poligonali. Sarà possibile dalle opzioni decidere quale delle due forme vogliamo generare e allo stesso modo sarà possibile definire ad esempio il numero di lati del nostro poligono regolare. Altre opzioni che modificano per esempio la rotondità della geometria sono disponibili in questo strumento. Altre primitive offerte da Inkscape sono ad esempio la spirale, e anche in questo caso ovviamente avremo margine per modificare alcuni aspetti della geometria creata. Per finire abbiamo uno strumento più complesso che permette di tracciare dei parallelepipedi, chiaramente bidimensionali, prospetticamente scorciati.